è stato scoperto un nuovo continente sulla Terra. Il nostro pianeta è una vera miniera di enigmi e misteri. Chi avrebbe mai potuto pensare che da qualche parte potesse esistere ancora un intero continente nascosto? Prima di andare ad esplorare questo luogo misterioso, clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella per abilitare le notifiche del lato positivo. Per decenni abbiamo pensato di aver scoperto tutto quello che c'è da sapere sulle placche tettoniche del nostro pianeta. Insomma, fin dall'asilo ci è stato spiegato cosa sono e quanti sono i continenti. 7, giusto? Gli oceani, poi, sono in larga parte inesplorati. Ma per quanto riguarda la terraferma, siamo convinti di aver mappato ormai tutto il pianeta. E invece i geologi hanno fatto recentemente una scoperta sbalorditiva. Hanno infatti scoperto l'esistenza di un ottavo continente, Zealandia. È questo il nome di questa immensa massa continentale al largo delle coste australiane, oggi quasi completamente sommersa. Il nome fu coniato nel 1995 da Bruce Luyendyke, un geofisico dell'Università di Santa Barbara in California. Inizialmente si pensava che la massa continentale sommersa fosse solo un ammasso roccioso che correva dalla Nuova Zelanda alla Nuova Caledonia. In pratica, una sorta di catena montuosa. Uno studio del 2016 dal titolo La Zealandia, il continente nascosto, pubblicato sulla rivista della Società Geologica Americana, rivelò invece che i fatti erano molto più complessi di come pensavamo. Gli scienziati che parteciparono a questa ricerca raccolsero dati per un decennio intero e ciò che scoprirono fu che la massa rocciosa sommersa era in realtà un vero e proprio continente. Riesci a crederci? Tutti i dati lo confermavano. La varietà degli strati rocciosi, la differenza di dislivello con il fondale oceanico, i rilievi satellitari, tutto tornava. L'evidenza più stupefacente degli studi fu che la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia hanno sempre costituito una parte di questo continente nascosto. In realtà non sono isole come ci appaiono, sono semplicemente le vette più alte e le uniche terre ancora emerse di una massa continentale uniforme. Se vai a scuola, avrai tu due cosette da spiegare alla prof di geografia. La Zealandia si separò dall'Australia in un periodo compreso tra 60 e 85 milioni di anni fa. Come tutti i continenti che conosciamo e su cui viviamo, anche Australia e Zealandia in origine erano parte del supercontinente Gondwana. Fino a poco tempo fa si pensò che fosse improbabile che un intero continente potesse finire del tutto sommerso, con solo alcuni picchi sopra la superficie del mare. Per capirci, la Zealandia misura la bellezza di 5 milioni di chilometri quadrati, all'incirca 2/3 della superficie dell'Australia, ma il 94% del suo territorio si trova al di sotto dell'Oceano Pacifico. Naturalmente sappiamo ancora molto poco di questo continente misterioso. Per rendersi conto di quanto c'è ancora da scoprire, immagina solo che sappiamo più cose su come è fatta la Luna che su come è fatta la Zealandia. Ma poi perché è considerato un continente, se è quasi del tutto sommerso dall'oceano? Per quanto ne sappiamo, i continenti sono in pratica le parti di terra emersa, grandi abbastanza da ospitare miliardi di creature viventi. Ma le cose non stanno proprio così. I continenti sono classificati in base a vari criteri, ed essere una terra emersa non è uno di questi. Ti abbiamo stupito, eh? Precisiamo allora. Uno dei criteri fondamentali per definire un continente è la sua elevazione rispetto al fondale oceanico. Attenzione, non ho detto la superficie. Già da oltre un secolo era risaputo che le aree a nord e a sud della Nuova Zelanda avessero un dislivello tale da essere considerate parti di una zolla continentale. La Zealandia però è stata identificata con difficoltà per il semplice fatto che è molto ampia e profonda degli altri continenti. Bisogna considerare il fatto che il livello dei mari si è innalzato moltissimo rispetto a quando la Zealandia si separò dall'Australia. Perciò è del tutto possibile che le acque l'abbiano sommersa molto tempo dopo. Sembra quasi il mistero di Atlantide. Il secondo criterio per classificare la Zealandia come un continente è la sua composizione geologica. L'elevazione rispetto al fondale oceanico da sola non basta a definire una massa rocciosa come un continente. Gli scienziati però hanno bisogno di altri dati per precisarne la natura. Il fondale oceanico consiste in gran parte di rocce vulcaniche come il basalto e il gabbro. Le masse continentali invece sono composte per lo più di rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie, come il granito, il calcare e lo scisto. Le rocce della Zealandia, per quanto si trovino sommerse, hanno questo tipo di rocce. Negli ultimi 20 anni sono state condotte molte spedizioni e immersioni per raccogliere dei campioni di rocce e tutte hanno confermato una sola conclusione. Le rocce raccolte erano tutte di natura continentale e non oceanica. Il terzo dato a prova della scoperta di un ottavo continente è che il suo spessore dimostra la sua natura continentale. Il fondale oceanico ha uno spessore medio di 7 km, mentre una massa continentale è molto più spessa di così. Lo spessore della Zealandia varia da un minimo di 10 fino a 30 km.
per quanto si tratti di uno spesso molto minore di quello che in media presentano gli altri continenti, cioè fino a 46 km, è pur sempre molto più spesso del fondale oceanico. Visti insomma tutti questi dati indiscutibili, la Zelandia è annoverata a tutti gli effetti come un continente. D'altronde non si possono discutere le prove scientifiche, sai? Quando poi si vuole classificare un continente, bisogna considerarne anche l'area e i confini. Ormai non ti stupirà più sapere che anche in questo caso la Zelandia soddisfa tutti i requisiti richiesti. I continenti hanno dei confini naturali molto ben definiti, ecco perché ad esempio, malgrado la sua immensa estensione, la Groenlandia è annoverata come parte del continente nordamericano e non come uno a sé stante. Per quanto riguarda l'estensione minima del continente, gli scienziati non hanno ancora raggiunto una conclusione unanime. Esistono infatti dei microcontinenti, come il Madagascar o l'antica Maurizia, per fare giusto due esempi. Visto però che la Zelandia è decine di volte più grande di questi due microcontinenti, è stata riconosciuta come un continente vero e proprio, senza diminutivi. Ora che abbiamo chiarito per bene che la Zelandia soddisfa tutti i criteri scientifici per essere un continente, devi sapere che non esiste nessuna lista scientifica ufficiale che raccolga questi criteri. Hai capito bene? Non esiste una commissione scientifica che riconosca ufficialmente i continenti, perciò nulla vieta di immaginare che presto tutti i bambini a scuola impareranno a memoria i nomi di 8 continenti del mondo, anziché 7. La Zelandia è oggetto di dibattito scientifico da quasi 20 anni ormai. Quello studio del 2016, di cui parlavamo prima, ha presentato tutte le prove a supporto di chi considera la Zelandia un continente. I ricercatori, inoltre, aggiunsero che il valore scientifico di considerare la Zelandia come un continente va ben oltre l'aggiunta di un altro nome alla lista. Insomma, la scoperta è di incredibile importanza per tutta la scienza, che non vede l'ora di scoprire di più sulla natura di questa massa continentale. Un continente che è finito sommerso, eppure è rimasto intatto per tutto questo tempo, è una vera manna dal cielo per i geologi di tutto il mondo. Vengono i brividi ad immaginare la quantità di opportunità che ora hanno gli scienziati. La scienza ci consente scoperte tali che finora nemmeno immaginavamo di poter individuare un intero nuovo continente nascosto ai nostri occhi dall'immensità dell'Oceano Pacifico. Ma immagina lo shock dei neozelandesi, ora che sanno di aver abitato quello che in realtà è sempre stato un altro continente e non solo un arcipelago di isole. Le cose si fanno ancora più esaltanti quando pensiamo a che cos'altro potremmo scoprire in futuro. Sembra quasi un gigantesco nascondiglio. Forse ci sono interi altri continenti in attesa di essere trovati. Chissà poi, magari scopriremo anche la mitica Atlantide. Lo chiediamo anche a te. Ora che sai tutto sulla Zelandia, pensi che esistano altri continenti nel mondo rispetto agli 8 che ora conosciamo? Condividi le tue teorie nei commenti qui sotto. Ricorda di mettere un like a questo video e di condividerlo con i tuoi amici e soprattutto con la prof di geografia. Clicca su iscriviti, unisciti al lato positivo.